il Teatro dell'eccellenza, una meraviglia dell'architettura sportiva dedicata a ospitare le emozioni più forti di questo sport straordinario. Benvenuti a tutti, manca poco al fischio d'inizio. La partita di oggi è tra Juventus e Milan. È tutto pronto e siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, ciao a tutti. E ora ascoltiamo l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Ecco le formazioni delle due squadre. La gara. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Buon giocatore, non c'è dubbio. Pjanic prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Attenzione al tiro. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. C'è il colpo di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Non gli è mancata la caparbietà, ma con due difensori addosso non poteva fare molto di più. Incornata! Ottimo disimpegno, fondamentale. Pjanic. Bella serie di passaggi. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Chance per tirare. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Spazza via. Chiedira la gioca all'indietro. Marchisio, buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Biglia con la palla alta sulla fascia. Cross di Suso. La mette sulla sinistra. Vuole la profondità. Viene assegnato il tiro della bandierina. Va di testa! E c'è il gol della Juve. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Dunque. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Ecco Suso. Palla in profondità sulla fascia. Prova il filtrante, ecco il tiro, e ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Barzagli. Lucas Perez. Biglia, palla giocata alta sulla fascia, palla tagliata bassa, c'è la palla lunga in avanti, la palla viene rigiocata verso l'interno. Lucas Perez. Alessandro prova la verticalizzazione. Rodriguez. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Chiedira la gioca a sinistra. Mandzukic non riesce a servire, contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Bonucci. Ottimo il fraseggio. Lucas Perez non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Cerca la profondità, sulla fascia, prova la giocata nello spazio, prova a tirare, altra occasione, occasione fallita, è stato sfortunato qui. Palla larga in profondità, prova con la palla lunga, arriva sulla palla, interrompe l'azione. Barzagli. Biglia. Bella rete di passaggi. Lucas Perez non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Marchisio. Dibala. Allarga sulla fascia. La butta in mezzo. Occasione da rete. Gol, gol! Rete importantissima! Vantaggio di 2 gol, la partita si mette in discesa. Grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti, ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Primo tempo che finisce qui, 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiani. Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Si ricomincia. Barzagli recupera un pallone importante. Cerca la profondità, sulla fascia. Ottimo dribbling. Lichtsteiner. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Intercetta il passaggio, pericolo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova il filtrante. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Cerca un compagno. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo per il può colpire. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Occhio alla conclusione. Grande grande giocata al volo. Ha colpito benissimo la palla, fosse stato un po' più preciso sarebbe entrata. Avanza deciso, vuole la profondità, il portiere la calcia lontano, palla contesa e recuperata. Calabria, il suo pallone è morbido, Suso scatta verso il pallone. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Lichtsteiner oggi è autore di un assist. E partiranno con una rimessa laterale. Se ne va. Rodriguez. Biglia prova a prolungare. Prova la verticalizzazione ma il tentativo non ha fortuna. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Marchisio. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Tocco morbido. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Hanno ottenuto un fallo laterale. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Lotta ma perde l'equilibrio. Biglia. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Brutto l'intervento. Adesso è inevitabile. Arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Fabio, un fallo totalmente inutile e mi pare totalmente volontario. Lancio lungo del portiere. Polini. Cristiano Ronaldo è oggetto di attenzioni indesiderate, lo marcano molto stretto. Beh, adesso può concludere. Eccola la rete! 3 gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire, un contropiede portato in maniera perfetta. Si riparte dal 3-0. Calabria. Con il lancio sulla fascia. Suso scatta verso il pallone. Marchisio. Cerca spazio. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Palla larga in profondità. Dibala. Occasione per il contropiede. Suso. Si libera alla grande. Chiellini. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Che partita si è giocata oggi, Luca?